L'ultima tecnica è un ibrido, questo massone che poi è il Cobb inglese, il Bauge in Francia, quando vi faccio vedere nella zona della Normandia, di questo stavamo parlando. Ed è ibrido perché in realtà io utilizzo un terreno abbastanza grasso come lo utilizzo per il mattone, faccio un elemento plastico che io, a cui do una qualche forma, non gli do la forma del mattone, ma di un pane morbido, plastico, che però metto in opera subito, non faccio essiccare. Pezzo per pezzo lo metto in opera, quindi sfrutto proprio l'elemento bagnato della superficie del mio elemento e la grassezza della miscela, viene costipato con i piedi, viene costipato con dei pali, lì dipende un pochino dalle varie zone, Francia, Inghilterra, eccetera. In Marche e Abruzzo, dov'è diffusa, normalmente viene costipata appunto pestandola, salendo sul muro e pestando. Quindi l'effetto che io ho finale è molto più simile a un muro monolitico come quello della terra battuta, per cui è un ibrido, perché nasce come elemento discreto, si va a comportare come struttura monolitica. E queste alcune, diciamo, le facce che hanno questi edifici, queste case qua. Sotto qua avete degli interventi di ristrutturazione, come un edificio come questo qua, in alcuni casi molto, ma molto peggio, può diventare. Qua la sfida di nuovo è di avere l'intonaco in terra esterno, perché poi ad oggi laddove lo si va a applicare, per tutta una serie di facilitazioni a cui si vuole andare incontro e anche tutele come progettisti, si va a lavorare sull'interno come intonaco. Stessa cosa lì in fondo, e tra l'altro l'edificio che era nell'angolino in basso era questo prima, era questa cosa qua, e già lì alcune parti malmesse gli erano state tolte, fino a diventare questa struttura, dove problema dell'elemento portante, sono stati fatti degli ampliamenti, benissimo, non diventiamo matti in questo momento a cercare la giustificazione alla portanza dell'elemento, vado a intervenire con dei telai, non li voglio vedere, li annego dentro alla struttura in terra, anche perché terra e legno dialogano benissimo fra loro, non vanno assolutamente in contrasto, anzi c'è un'interazione anche in termini di umidità molto positiva. Per cui non vado a fossilizzarmi, secondo me, in queste cose qua. E qua un momento di pubblicità per questo edificio, che è ad oggi un agriturismo, ma è l'attività e secondo me la grande visione che hanno avuto questi nostri colleghi e amici a cui abbiamo dato una mano nella ristrutturazione di questo piccolo manufatto, che se andate nel sito vedete tutta la parte di progetto, tutte quelle che sono state le fasi di realizzazione. Una tecnica che fa parte delle 18, ma non c'entra sostanzialmente niente con quello che è la tradizione del costruire in terra. Forse quando parliamo di terrapaglia andiamo molto più vicino a quello che ci ha presentato Werner, di quello che è una tecnologia in terra. Ma l'ho inserita perché nelle 18 c'è e perché comunque se ne parla oggi. Qua alla fine ho, secondo me, un ibrido della costruzione in paglia, perché che cosa utilizzo? Utilizzo paglia non in balle, sfusa, che vado a mescolare con della terra liquida, giusto che me la tenga insieme, e poi la vado a costipare dentro i casseri, come potrei fare per la terra battuta. Quindi è un elemento molto leggero, molto isolante, dove la parte, se vogliamo, di massa della terra non interviene quasi per niente, insomma, è un semplice legante. Una delle cose simpatiche è che prima di andare intonacato, questo è un muro in terrapaglia, così come si presenta, prima che venga intonacato. Dall'immagine non si vede molto bene, credo, però per capire quando un muro del genere è asciutto, perché rispetto alla paglia che utilizza Werner, io devo prendere tutta la mia balla di paglia, liberarla dalle regge, metterla, bagnarla dentro a questo liquido e quindi tenercela anche immersa parecchio, però poi deve asciugare. E a quel punto io ho fatto un passaggio pericoloso, ho bagnato un elemento organico. Devo essere sicura che sia asciutto prima di intonacarlo, e allora quando quel po' di verde che naturalmente germinerà dal muro diventa secco, il muro è a posto, posso procedere con l'intonaco e non avrò più problemi. Queste tecniche qua sono nate e si sono sviluppate nella Germania del secondo dopoguerra,
Infatti, ad oggi le linee guida europee più attendibili e più rispondenti al concetto di normativa che abbiamo sono proprio quelle tedesche, nate in qualche maniera dalla reintroduzione delle DIN, che a loro volta erano state emanate per gestire la ricostruzione del dopoguerra. La terra c'era per tutti, era facile approvvigionarsene, era relativamente facile metterla in opera e quindi a costo molto basso ha consentito parte della ricostruzione. Solo due flash su il perché alla fine oggi stiamo parlando di questa tematica qua, perché in fin dei conti siamo nell'ambito della festa della sostenibilità e dico perché devo andare a tirar fuori la costruzione in terra o l'elemento terra, perché se noi andiamo a prendere un po' la definizione che cerchiamo di dare, che vogliamo dare di materiale bioecologico, forse è uno di quelli che maggiormente c'entra un pochino tutti questi obiettivi, perché effettivamente mi garantisce un alto rispetto di quello che è la salute e il benessere della persona, ma anche dell'ambiente. Benessere psicologico, non lo so se avete avuto modo, occasione, se non di entrare in un edificio in terra, però di vedere un intonaco in terra, una superficie trattata a terra, ha un effetto diverso. La luce, come si infrange, come si comporta su una superficie in terra è diverso da un intonaco a cemento. È un po' difficile da descrivere, è una cosa che uno deve provare a vivere e quindi poi percepisce questa differenza. Però è qualche cosa che ho bisogno di una qualche assistenza per metterle in opera, è vero, però posso farlo anch'io. Sapendo quali sono i limiti e i pro della cosa. Se sbaglio a mettere su un intonaco, vedo di bagnarlo, di stare lì con l'acqua per un po' di tempo, oppure di scrostarlo, lo rimpasto, lo posso riutilizzare. Cioè c'è un rapporto che posso instaurare col materiale che difficilmente posso fare anche con un semplice mattone in laterizio, con tutta la bontà che questo può avere. Ma secondo me il grosso plus ce l'ha nella gestione, da un lato igrotermica di un ambiente e anche la naturalità che si porta dietro per la presenza intrinseca dell'argilla, perché parliamo di un materiale che non ha carica elettrostatica, per cui quello che può essere un problema legato anche all'inquinamento indoor, ai VOC, aiuta molto. In questo senso non ci sono emissioni, non ci sono emissioni da decadimento dei composti presenti nell'elemento, ma di questo potremmo andare avanti ad analizzare punto per punto tutta una serie veramente di possibilità e peculiarità, addirittura quella di, però prendetela con beneficio di inventario perché non ho sotto mano rispondenze scientifiche che lo confermino, però di avere una discreta capacità di schermare onde elettromagnetiche. C'è da dire che spesso e volentieri all'interno di una casa in terra col telefonino è difficile telefonare, interviene anche questa parte qua, ma per esempio la capacità che ha di fare da polmone igroscopico nei primi 2-3 centimetri di quello che è lo spessore di un intonaco, di un mattone, di un elemento interbattuta, probabilmente non ha uguali fra i materiali da costruzione. È una spugna, c'è il picco di umidità interno, assorbe, nel momento in cui c'è un decadimento e quindi c'è necessità di riumidificare un ambiente, c'è questo rilascio graduale, corretto, come serve a noi in qualche modo, e lo fa veramente già in pochi centimetri. E questa sua capacità poi io la riesco a sfruttare non in maniera parametrica, ma in qualche modo perché so che esiste, per quanto riguarda la capacità di accumulo e soprattutto anche qua la capacità di smorzarmi i picchi termici. Oggi pomeriggio con il convegno precedente, non so chi di voi c'era, è stato fatto un accenno ai materiali a cambiamento di fase. La terra non è un materiale a cambiamento di fase, assolutamente, però questa sua capacità di avere una grossa massa, perché comunque avete visto vado a lavorare con spessori e pesi importanti, ha un calore specifico che comunque è alto per un materiale da costruzione e ha la capacità di avere al suo interno, nei primi centimetri di quella che è la superficie che dà verso il mio ambiente, questa quantità di umidità. Ovviamente nel momento in cui ci sono dei surriscaldamenti, il muro che per sua natura accumula,
prima ancora di far arrivare il calore al suo interno, va a far reagire quella parte di umidità che ha, e quindi il calore latente di evaporazione di quell'umidità. Ed ecco che allora nell'insieme quello che riesce a offrirmi comincia a essere molto interessante. Pensare a strutture magari iperisolate, leggere, come può essere quella paglia, e magari giocarmi un po' di massa di questo tipo all'interno, ecco che i materiali cominciano a stare insieme, ecco che cominciano a lavorare in maniera intelligente, dove peraltro io a questo punto alla mia terra ho anche risolto il problema della parte portante, senza diventare matta, scontrarmi con una normativa. E questo, la capacità, diciamo, di regolare i picchi termici, si vede anche da questo grafico, che non mi dilungo a spiegare, anche perché in qualche maniera è un esempio riportato rispetto al quale il riferimento scientifico corretto non sono sicura quale possa essere.